Nell'ottava giornata di campionato l'Atletico Cisterna tenta il colpaccio contro il Latina Scalocimil, quinta in classifica. Il primo tempo vede le squadre fronteggiarsi in una sfida alla pari. Già al settimo minuto la palla finisce in rete grazie a Orbisaia, marcatura che però viene annullata dal direttore di gara. Al 27esimo minuto un errore della difesa casalinga porta l'arbitro ad assegnare una punizione a due per un presunto retropassaggio al portiere. Il Latina però non ne approfitta ed il primo tempo finisce così a reti inviolate. Il risultato infatti si decide nella ripresa. Al secondo minuto il Latina si porta in vantaggio con Tammaro che intercetta in aria sul cross di Maggi. Sei minuti più tardi il Cisterna agguanta il pareggio con Campagnoli che batte perna con un sinistro rasoterra sul primo palo ed è 1-1. Al 16esimo minuto l'offensiva biancoverde attacca in presunta posizione di fuorigioco. L'arbitro non fischia, ancora un miracolo di Orbisaia. La squadra di casa risponde al 23esimo, fallo in aria ed è calcio di rigore. Dal dischetto Campagnoli non sbaglia. Al 30esimo minuto la nuova svolta. Orbisaia, dopo una serie di miracoli, si fa sorprendere su una mezza rovesciata in aria di Guerra che regala il pareggio alla sua squadra. A 10 minuti dalla fine, su azione partita da calcio d'angolo per il Cisterna, recupera palla il Latina che, in contropiede, sorprende la difesa avversaria e costringe il portiere a un intervento disperato che gli costa cartellino rosso. Il Cisterna resta così in 9 e il terzino destro Giacobone prende il suo posto fra i pali. Quest'ultimo recita bene il ruolo del portiere grazie anche agli interventi in difesa dei compagni che nulla possono allo scadere. Al 47esimo infatti Bovolenta segna la rete del 3-2. L'Atletico Cisterna incassa così la sesta sconfitta stagionale, mentre il Latina torna a casa soddisfatta per la quarta vittoria in questo campionato. Purtroppo la prestazione conta poco, singola, perché comunque la squadra ha perso. L'importante è il risultato. Oggi non ci siamo riusciti. E loro erano una buona squadra, ma secondo me potevamo fare molto di più. La partita abbiamo sbagliata noi, quando siamo andati in vantaggio 2-1, poi non siamo riusciti a tenere il risultato. Poi l'espulsione, purtroppo, ultimo uomo, andando in porta faccio fallo. È stata una partita faticosa e siamo stati fortunati. Niente di più, semplice.